e mezzi d'epoca protagonisti del quarto raduno Ruote Storiche nel Fortore, evento organizzato dal Club Ruote Storiche di Benevento, dal Comune e dalla Proloco. Un evento che ha registrato una grande partecipazione e molti gli equipaggi provenienti da tutta la provincia di Benevento e non solo, per trascorrere una giornata all'aria aperta tra visite guidate, stand gastronomici e artigianato locale. Presidente, un nuovo successo per il club, vista anche la grande partecipazione registrata per questo quarto raduno a Monte Falcone di Valfortore. Veramente sono contento per come è riuscito fino a questo momento, ma abbiamo ancora da fare qualche cosa, questo quarto raduno che prelude al quinto che già abbiamo stabilito di farlo per il 26, 27 e 28 giugno del 2020. Questa è, a parte il fatto che Montefalcone è un comune al quale sono particolarmente affezionato, ma poi di Monte Falcone è bello tutto, è bella l'aria, è bello respirare questa, proprio i sentimenti di amicizia vera, sincera, questa spontanea predisposizione degli abitanti di Monte Falcone verso quelli che vengono da fuori. E questo è quello che mi ha entusiasmato molto e che mi convinse la prima volta a venire a fare il primo raduno qui a Monte Falcone Valfortore. Abbiamo un buon numero di macchine anche di grosso spessore, di grosso valore, e sono veramente entusiasta e contento di come si è riuscito. Il nostro è un club piccolo, ma è un club particolare perché è un club di professionisti, è un club di persone molto educate, oltre a fare motorismo storico e quindi esprimere l'amore per quelle che sono le macchine, la bellezza, la linea delle macchine, ma soprattutto noi abbiniamo a questo la cultura, e quindi in ogni raduno che noi facciamo abbiniamo sempre un fatto culturale di grosso spessore. L'anno scorso abbiamo fatto tutto, quasi diciamo che tutto il raduno dell'anno scorso è stato impiantato sul Museo della Civiltà Contadina, che come sappiamo è il più grande di tutta la Campania, è una cosa eccezionale da vedere, che chi non lo vede perde un fatto culturale di grossa importanza. E quindi anche quest'anno ci sono state molte persone che l'anno scorso non sono venute con noi, quest'anno sono venute, oltre che per partecipare al raduno, al quarto raduno storico delle auto, anche per andare a visitare, già un buon gruppo, e andare a visitare il museo. Sindaco, una grande partecipazione per questo quarto raduno delle ruote storiche a Monte Falcone, l'occasione per mostrare il territorio e le sue eccellenze ai tanti visitatori giunti un po' da tutta la provincia. Sì, sono davvero contento di questa manifestazione, ma davvero, perché ho visto una grande partecipazione sin da questa mattina. Io dico sempre che in un comune devono funzionare i servizi, deve funzionare la nettezza urbana, la mensa, la scuola, le opere pubbliche, tutto deve stare a posto, e diciamo un sindaco, un'amministrazione non deve dormire su queste cose, non ci deve dormire la notte perché devono stare tutto bene. Però accanto a questo, i momenti di aggregazione sono importanti e fondamentali. Io lo dico sempre, sia ai cittadini, anche con gli altri amministratori con cui mi confronto, i momenti di aggregazione, specialmente una realtà come Monte Falcone. Monte Falcone, devo dire la verità, anche per il passato, anche negli anni, Monte Falcone in precedenza era abbastanza nota per le attività culturali e per le manifestazioni. Io ho detto che noi dobbiamo dare impulso, infatti già da quest'estate abbiamo cercato di fare uno sforzo maggiore per cercare di creare questi momenti di attrazione, che non so, di attrazione e di aggregazione, che servono sia per promuovere il territorio, ma anche dei momenti di condivisione di vita pubblica qui tra la nostra gente. Ed allora io dico che questa è l'affermazione definitiva di questa manifestazione. Siamo contenti e sono onorati che venga fatta qui a Monte Falcone, e il mio impegno, il nostro sforzo
e il nostro sforzo è che di potenziarla e di renderla ancora più bella, ancora più attraente per i prossimi anni. Visite guidate, visite al museo, stand gastronomici e artigianali. Il raduno delle ruote storiche diventa l'occasione per far conoscere il territorio e tanti visitatori, il territorio di Montefalcone e tutte le sue eccellenze. Eh sì, diciamo l'intento principale della partecipazione della Prologo a coordinare il raduno di Autotepico di Epoca è proprio questo, quindi diciamo cercare di coordinare il momento legato alla passione per le auto storiche e permette quindi agli equipaggi di conoscere i nostri territori, conoscere le nostre eccellenze gastronomiche, le nostre eccellenze culturali e la presenza di importanti siti museali come il Museo della Civiltà Contadina Cosimo Nardi e il nostro Museo Civico Paleontologico. Cioè questa mattina quindi abbiamo invitato gli equipaggi delle vetture storiche a fare un percorso nel centro storico in cui è possibile appunto vedere un panorama, cioè che affaccia sulla valle del Fortore, che appunto che è una zona molto molto vasta e molto, molto interessante. Dopodiché abbiamo organizzato nel pomeriggio una visita guidata al Museo della Civiltà Contadina e quindi abbiamo invitato i nostri ospiti automobilisti a degustare, a conoscere e appunto assaggiare i sapori delle nostre terre con gli stand gastronomici che abbiamo allestito e quindi anche con la partecipazione di persone, artigiani locali che comunque sono capaci di realizzare degli articoli interessanti. Quante persone hanno partecipato? Sono state iscritte una trentina di equipaggi, quindi comunque c'è stata una partecipazione molto ampia perché per il nostro piccolo paese è una presenza rilevante. Ecco, lei sottolineava l'occasione per far conoscere il territorio ma anche per promuovere momenti di condivisione con tutta la comunità, altro aspetto importante di questi eventi. Appunto, la relazione di questi eventi permette appunto una socializzazione tra persone anche di altri territori, quindi mettendo insieme la passione per le auto ma anche la passione per il territorio. Possiamo dire l'occasione, perché c'è da sottolineare un aspetto: ogni equipaggio arriva qui con la famiglia, è stato tutto il giorno a Montefalcone, che è dove ha trascorso una giornata all'aria aperta, non solo tra stand gastronomici, prodotti tipici, ma anche conoscendo veramente il territorio. Quindi eventi come questi diventano l'occasione affinché tutti possano conoscere le tante bellezze che ci sono a Montefalcone, in generale nel Fortore. Eh sì, esattamente, quindi hanno potuto apprezzare luoghi che magari possono sembrare sconosciuti o banali, ma che in realtà raccolgono tesori veramente importanti, cioè da scoprire. Infatti ho accompagnato il gruppo attraverso nel percorso e quindi sono rimasti sorpresi dalle eccellenze che nascondono i piccoli paesi della Val Fortore, come del Sannio, così come per Montefalcone e anche per tanti altri piccoli paesi è importante appunto mettere in evidenza le eccellenze. Nella piazza principale del paese, proprio di fronte alla chiesa di Montefalcone, questo raduno che ha unito tante famiglie per una giornata all'insegna della convivialità, una giornata da trascorrere all'aria aperta e scoprire il territorio. Sì, certamente, ed è anche una bella giornata e sono sempre belle occasioni per far ritrovare insieme le persone. Infatti ci sono molte persone che vengono qui per vedere non solo le macchine e sono momenti aggregativi per stare insieme. L'occasione per far conoscere il territorio di Montefalcone e di Valfortore ai tanti appassionati delle ruote storiche giunti qui per il quarto raduno, conoscere il territorio ma anche assaporare i prodotti tipici locali e poter ammirare l'artigianato del territorio. Lucia, anche quest'anno presente a Montefalcone un'occasione per parlare di prodotti del territorio. Cosa avete portato in occasione del raduno delle ruote storiche?
Sì, anche quest'anno e ripropongo più o meno gli stessi prodotti, quindi prodotto d'eccellenza è la salsiccia, che è tipica del posto, e sempre nella stessa versione, sotto vuoto, sotto sugna. La particolarità è che la sugna è rossa, perché viene aggiunta al peperoncino. E anche tra gli altri prodotti abbiamo la pancetta, prosciutto, filetto, guanciale, la soppressata. Tra gli stand gastronomici troviamo spazio anche per l'apicoltura. Cosa avete portato a Montefalcone? Questa qui è un'azienda locale che produce miele locale, naturalmente miele naturale. Abbiamo quest'anno mille fiori estivo, mille fiori primaverile e soprattutto miele di Sulla, che va per la maggiore quest'anno. Che cosa ha portato oggi? Sì, ho portato la pasta che viene prodotta dal grano dell'azienda agricola. Poi ho portato il tartufo nelle varie forme, il carpaccio, questo è il tartufo estivo, questa è la salsa tartufata, poi l'olio aromatizzato al tartufo e queste sono delle confetture di rosa cannina, di mela e di pomodoro verde e dei sottoli di pomodoro. Non solo stand gastronomici, ma anche stand dedicati all'artigianato locale. Noi siamo con un artigiano di Montefalcone che in occasione del quarto raduno delle ruote storiche ha portato numerose opere, numerosi lavori che ha realizzato per i più piccoli, per i più grandi. Certo, sono rivisitazioni, riprogettazioni che io ho fatto, le ricostruisco io e le propongo personalmente, inedite. Alcune cose è la prima volta che presento oggi, tipo quella sedia là, quella sedia pieghevole, eccetera. Da quanto tempo si dedica a questa passione? Diciamo da sempre, poi a seconda delle tempistiche, delle disponibilità, eccetera. E io nasco come artigiano, ho fatto le scuole artistiche, ho fatto scuole di, ai tempi si chiamava design, cioè si chiamava scuola d'arte e design, ho fatto diverse esperienze e in questo periodo specialmente mi sono sentito più di rimettere insieme queste esperienze del passato e ne sto facendo un progetto, insomma. E cosa prevede questo progetto? Vogliamo raccontarlo? Ma niente, prevede che di poter rivisitare con la cultura tecnologica moderna la manualità del passato. Quindi la tradizione che incontra l'innovazione. Questo è il mio intento, sì. Presidi a Montefalcone per questa giornata, una giornata poi di festa che accomuna tutti i partecipanti da questa grande passione per le ruote storiche. Io le posso chiedere come è nata la sua passione per le ruote storiche? Beh, per l'età che ho, uno si ricorda la propria giovinezza, insomma, tutto sommato. Ritorno indietro nel passato, che è un passato che ha dato soddisfazioni, sia sotto il profilo umano, diciamo così, ma anche sotto il profilo dell'evoluzione e del progresso che le macchine hanno avuto in questo lasso di tempo abbastanza ponderoso, dico la verità. Come nasce questa passione per le ruote storiche? Diciamo che è una passione che ho ereditato e condivido tutto attualmente con mio padre. Con che macchina è venuto oggi? Attualmente sono venuto con una Fiat 2003 del 67 che ho acquistato qualche anno fa, insomma, in perfetto stato. È arrivato con sua moglie, con i figli, è l'occasione per trascorrere una giornata tutti insieme in famiglia. Esatto, sì. Partecipo sempre con mia moglie e i miei figli e cerco di, diciamo, trasmettere anche a loro questa passione. E si divertono perché è anche il pretesto per vedere nuovi luoghi della nostra provincia. Una bellissima giornata, per fortuna ci accompagna anche il tempo qui a Montefalcone. E niente, ci sono vari stand, c'è un po' di affluenza di macchine antiche e procede tutto perfettamente. È un appassionato di macchine d'epoca, infatti ho il mio duetto da quella parte, una 500 che non ho potuto portare. Siamo di qua vicino anche se abitiamo a Benevento. Montefalcone è un paese stupendo, quindi è tutto bene.
Da quanto tempo partecipate a questi eventi? Ma diciamo da 7-8 anni. Anche lei è un appassionato? Sì, sono un appassionato, ho una Giulia Super nuova 1003 del 1973. Vi piacciono questi eventi? Sì, certo, sì, sono eventi importanti. Sì, sì, è bello, è bello. È bello avere queste cose qua, sì. Partecipate sempre ai raduni? Ah sì, sempre, sempre a disposizione. Mi piace la gente e la compagnia. Eccezionale. Oggi per me è stato molto bello, un'esperienza nuova. In un paese che non conoscevo e non conosco, l'ho conosciuto oggi e sono restato entusiasta di questo paese perché ha molte potenzialità, soprattutto turistiche. È stata una giornata molto bella, mi sono divertito, mi sono rilassato e dulcis in fundo sono andato al Museo delle Civiltà Contadine, che è stupendo. Chi lo ha fatto, chi ha avuto questa idea è stato un grande e resterà un grande nella storia. Mi piace moltissimo. Oggi sono stato bene.